Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia di Massimo Costantini, un'eccellenza per Senigallia, in questa rubrica che parla di eccellenze, siamo in sua compagnia per farci raccontare un po' la sua storia, le sue vicissitudini. Perciò Massimo, buongiorno. Grazie Massimo di questo invito, molto volentieri ho accettato, sono qui a Senigallia, insomma una cornice bellissima, Senigallia è la mia adorata di sempre, quindi molto volentieri sono qua. Bene, allora, qual è stata la tua prima esperienza con il ping pong? Quanti anni avevi? Mamma mia. 5 anni? No, forse se casa della gioventù, dietro lì vicino al Duomo, ma forse avevo 7 anni. 7 anni, portato da un altro amichetto che ne aveva 10, peraltro allora si andava in giro tranquillamente. E c'erano le racchette con di legno oppure c'erano i pirulini? No, c'erano già le racchette rivestite, sì, c'erano anche quelle puntinate, che si chiamano puntinate, che sembra appunto tanti foruncolini, sì, però sì. Dopo ti farò qualche domanda sulle racchette, sì. Senti, la cosa più grande, a Seul nel 1988, tu sei del 1958, perciò a 30 anni, sei stato proiettato a Seul. Vogliamo sapere com'è andata, che emozioni hai provato? Beh, innanzitutto è stata la prima volta del tennis tavolo alle Olimpiadi. Sì. E le Olimpiadi non avevano fatto lo sport cosiddetto preparatorio, quello di test, che di solito ci sono degli sport che vengono fatti a titolo dimostrativo. È andato di diritto nel Comitato Olimpico Internazionale e quindi siamo entrati lì. La prima è stata Seul nell'88, poi è stato un susseguirsi di altre situazioni sempre più popolari. Certo, la Cina aveva contribuito molto al fatto di essere presente, perché fino allora la Cina non aveva partecipato tanto. Si sapeva che il tennis tavolo è uno sport tra i più principali, se non allora forse il principale, pertanto eravamo là, un'esperienza naturalmente indimenticabile, ne ho fatte altre. Dal punto di vista dei risultati così, insomma, sai, ero anche un po' spaesato, sebbene avessi... Poi proprio un'altra lingua, proprio tutto, era tutto un sistema diverso completamente. Era tutto diverso, che sebbene le Olimpiadi rappresentasse e rappresenta sempre il momento forse più alto dello sport, non era così popolare come adesso, come Tokyo oppure prima ancora Rio e così via, dei tempi moderni dove i media erano tremendi, dove i media sono tremendi, insomma, nel pubblicizzare, nel dare spazio al business anche da questo punto di vista. Però è stata un'esperienza all'interno della naturalmente di Casa Italia, come la chiamano. Io tra l'altro condividevo l'appartamento col tennis, perché ero l'unico del tennis tavolo, e del tennis c'era Adriano Panatta che era l'allenatore, poi c'era Paolo Canè, siamo stati tanto tempo in contatto, Camporese, Narciso, quella generazione lì, e quindi eravamo tutti i giorni lì, ci giocava pure a ping pong in camera. E loro si divertivano moltissimo, quindi è stata un'esperienza totale, oserei dire. È lì che hai capito che potevi diventare un campione? Ma perché tu prima di Seul comunque hai vinto molte gare a livello italiano. Sì, ero già comunque in un'elite internazionale, avevo già raggiunto certi risultati, però quello ha dato ulteriore spinta. Perché poi l'ultimo titolo italiano di singolo l'ho vinto nel 92, 4 anni dopo, quando avevo mancato la qualificazione per Barcellona 92, però avevo vinto il titolo italiano, l'ultimo titolo italiano comunque a 34 anni, già era una cosa eccezionale a quei tempi. Pertanto sì, è stata... Sei il giocatore che ha ottenuto più presenze in assoluto con la maglia della nazionale italiana, in pratica un simbolo del ping pong o tennis tavolo, ma anche a livello insomma
calcio, pallacanestro, sì, ancora qualsiasi sport. Un record ancora lo detengo sulla continuità, sul numero degli anni in nazionale. Mi pare che quello prima era di Zoff, io ne ho avuti 24 continui di nazionale, una cosa del genere, e mi pare che Zoff ne avesse 22 o Piola, non mi ricordo. E allora sì, avevo nel 91 poi è stato, quindi oltre le 500 presenze in maglia azzurra, e poi venne superato da Sillipo, mi pare, e da Gianni. Tuttora sono, mi pare, nei primi tre o nei primi quattro, ancora tengo il podio forse. Senti, il ping pong non avrà mai una scuola, hai detto, perché è un gioco di abilità. Beh, è il principe degli sport di abilità. Quando si lavora con un oggetto così piccolo come la pallina, dove gli effetti sono tremendi, dove c'è una tattica all'esasperazione, l'abilità è quella che ti fa fare il punto. Non è che la scuola non ti serve, nel mondo ci sono tante distinzioni di come si gioca. A partire dall'impugnatura, per esempio, no? C'è l'impugnatura europea, l'impugnatura a penna, la penna poi si differenzia con quella cinese, coreana, giapponese e quant'altro. Quindi le scuole hanno delle differenziazioni, però chiaramente devi avere una identità e ispirarti ad un processo educativo, perché quando parli di scuola si parla di educazione. Allora l'educazione nello sport, l'educazione nel tennis tavolo deve avere una sua radice, una sua profonda radice. Ecco, avendo questo sport troppo, secondo me, a ragione o a torto, troppo di abilità, forse frena un po' l'idea di scuola, però delle differenziazioni ci stanno, almeno io tra i miei colleghi allenatori abbiamo delle vedute completamente diverse. Ognuno... Senti, tutto, diciamo che è partito da San Martino, lo possiamo dire? Sì, forse no? Sì. Io sì. San Martino, anche la palestra delle caserme lì dietro. Io a San Martino due palline con te le ho tirate, sì, per 3 minuti, 5 minuti, però ecco, le ho tirate. E ho sentito parlare, cosa che non avevo mai sentito, di queste racchette a colla fresca. Velocità e te, cos'è queste racchette a colla fresca? Non le ho mai sentito. È stata una... Oggi sono abolite sì, perché erano altamente, tra l'altro, nocive per la persona, altamente chimiche. Che cosa producevano? Producevano un effetto, come dire, catapulta nella gomma, pertanto quando colpivi la pallina, la colpivi a una velocità, che ne so, di 30 km all'ora, in realtà la palla partiva a 60 km all'ora, dava una spinta extra, diciamo, e falsava un po' il gioco. Quindi non solo l'aspetto diciamo nocivo per la salute, ma anche che il gioco diventava un po' strano. Quindi siccome dava molto vantaggio ai giocatori, i giocatori diventavano, io direi, l'ho sempre detto, diventavano schiavi di questa pratica, e quindi in ogni momento che c'era in treno, addirittura in panchina, stiravano via la gomma, via uno strato di colla veloce, pennello alla Raffaello, come la sciolina per i sci. Esatto, sì, sì, cercavano di avere un valore aggiunto alla loro abilità e quello che è, per cercare di migliorare la propria performance. Tutto è basato nel cercare di migliorare la propria performance, e quella era una parte. A Senigallia, grazie a Pettinelli, abbiamo un bellissimo centro olimpico, possiamo ringraziare Pettinelli per questo. E anche i risultati, forse. Anche i risultati che sono stati ottenuti, certo, specialmente da te da tutti quelli che hanno giocato, Manoni, chi c'è stato poi? Apolloni. È lunga la lista. Sì, sì, sì. Senza dei quali anche i miei risultati. Simoncioni, non... Campus, Mariani, Pesaresi, bravo. Duscio. Insomma, era un bel gruppetto di ragazzi che si davano da fare. Abbiamo un bellissimo centro olimpico. E Senigallia può tornare a primeggiare in questo sport, secondo te? Ma,
secondo me Senigallia ha la sua matrice pongistica, la sua natura pongistica, quindi io penso di sì. Senigallia nasce con dei talenti naturali del tennis tavolo, quindi che cosa serve a un talento? Come è servito a me o come è servito ad altri? Un buon ambiente, un gruppo di amici, una buona guida. E se queste cose si riescono a ricreare, secondo me, con la popolarità che ha Senigallia, si torna ad essere leader in questo aspetto. Certo, c'è la parte agonistica che deve essere curata, così come deve essere curata anche la parte ricreativa. Il ping pong ha molte sfaccettature, quindi si può vedere da un punto di vista così, del passatempo, del rilassamento, nel rilassare lo stress, ci sono tanti applicativi per il ping pong che vanno bene, però poi c'è anche la parte dei risultati, senza dei quali non si possono poi ottenere le cose, voglio dire, quindi tu sei stato... in tutti gli sport questo è predominante, certo. Quindi ricreare quelle condizioni secondo me è possibile. Tu sei stato un giocatore e un campione, adesso dal 2018 fai parte del World Table Tennis, raccontici questa storia. Sì, dopo aver lasciato l'India nel 2018 ho iniziato questo nuovo percorso. Scusa, ti fermo, ma in India cosa è successo? Beh, in India io ho fatto 4 anni, 2009-2010 e poi 2017-2018. Ero il chief coach, ero la persona più di riferimento di tutto il movimento indiano, parliamo di 1.000.000 e passa persone, però ovviamente non tutte giocano a ping pong fortunatamente, però moltissimi giocano a ping pong, moltissime squadre devono limitare addirittura in India il numero degli iscritti per ogni stato, perché sennò sarebbero troppi ed è impossibile gestire. Quindi ero l'allenatore un po' degli allenatori e delle squadre e nel 2018, dopo i giochi asiatici, dove per la prima volta l'India ottenne due medaglie ai giochi asiatici, significa per l'India la cosa più straordinaria mai successa. Perciò lo zampino di Senigallia ha dato qualche frutto. Devo dire di sì, devo proprio dire di sì. E quindi ho lasciato quel lavoro e anche l'India, perché vivevo in India, per tornare a Senigallia prima di tutto e iniziare un lavoro per la federazione mondiale, l'International Table Tennis Federation, che a quel tempo aveva già iniziato un progetto di diventare una federazione, un gruppo all'interno del quale ci sono tre entità. Una appunto è il World Table Tennis, che si occupa del circuito professionistico, un po' l'ATP del tennis. Tu sei coach? Io sono High Performance Elite Coach, quindi ho un titolo che va oltre diciamo, la solita dicitura del Head Coach o del National Coach o del Chief Coach. Sono un po' il riferimento della Federazione Mondiale per quanto riguarda la ricerca dei talenti. Tipo la FIFA per il calcio. Ho un mio settore che sto curando, gli under 11 fino agli under 19. Adesso tu scopri anche i talenti. Di tutti e 5 i continenti. Noi abbiamo 5 continenti, non 6, perché le Americhe le abbiamo messe insieme. Quindi dall'Oceania all'Africa. Poco tempo fa ho fatto un intervento in Paraguay, adesso vado negli Stati Uniti e poi ci sarà l'Australia. A rotazione li vado. Scusa, a visitare. Ma al volo mi è venuta in mente una domanda. Come si è messo adesso con la Russia? Hai dei impedimenti o poi? La Russia in questo momento, in realtà tutti gli atleti che noi conosciamo sono in giro per il mondo a giocare, loro non si sono mai fermati, anche l'Italia ne ha diversi che hanno giocato i campionati, ma se dovessero rappresentare la propria nazione questo non è consentito, né alla Russia né alla Bielorussia. Ma pensa quindi, te. Quindi, ma questa è stata una decisione all'indomani della crisi. Ma che c'entra? Non c'entra niente. Donbass, gli atleti ovviamente non c'entrano niente, le persone normali non c'entrano niente, gli tecnici hanno perso il lavoro, addirittura c'erano molti giocatori europei, perché il campionato russo era molto ricco, finanziato dalla Gazprom.
e all'improvviso sono dovuti andare via, cioè, tutto. Fermato tutto, non hanno più avuto gli stipendi, niente di niente, quindi è una crisi ancora in corso, però la Federazione Mondiale all'indomani, anche per pressioni internazionali, come altre federazioni, hanno cosiddetto bannato la Federazione Russa. Insomma, ci sono adesso progetti innovativi, come state portando avanti? Ma quali sono le principali competizioni o eventi? Beh, il WTT, World Table Tennis, adesso si occupa di avere 5 livelli di tornei, dal più basso al più ricco, diciamo. L'ultimo l'abbiamo fatto a Singapore, che si chiama Singapore Smash, adesso il secondo sarà a ottobre in Cina. Ed è diventato professionistico a tutti gli effetti, lo era già, perché gli atleti, tra club, impegni personali, esibizioni, sponsor e federazioni nazionali, erano già professionisti, però questo ha dato una migliore visibilità, migliore identità e soprattutto una possibilità di raccogliere cosiddetto commercialmente fondi per rigenerare il circuito, né più né meno come l'ATP del tennis. Hai dei progetti futuri per... Progetti futuri adesso in realtà ce ne stiamo discutendo, poiché a settembre il contratto scade, quindi siamo in negoziazione, chiamiamola così, per vedere come andare avanti su questo progetto, se la strategia cambia, se la strategia è la stessa. Siamo in negoziazione, stiamo a discutere. Te ne saprò dire di più tra un po'. Studiando il tuo caso, mi sono imbattuto nel ping pong virtuale. Sì. Ne sai qualcosa? Guarda, oggi cos'è? Giovedì, dopodomani a Singapore ci sono le Olimpiadi dell'eSport e il ping pong sembra che abbia un... sabato c'è la gara del ping pong a Singapore. Ma virtuale? Virtuale, sì. Ma sì. Te hai mai provato? Sì, l'ho provato. Beh, insomma, è un po' particolare, ti dà un'impressione di non muoverti propriamente nello spazio come si gioca, come vedo anche andare al mare. Io giro con il cane, ci siamo visti. Sì, 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 come no. Vedo tantissimi, ogni stabilimento c'ha uno o due tavoli ed è bellissimo a Senigallia. Certo. E tutti giocano, i tavoli sono pieni come il beach tennis o il padel, che dir si voglia. Non ti dà l'idea dello spazio che puoi controllare, ma anche dei movimenti. È talmente virtuale che ha bisogno di molte migliorie, però in questo campo vanno molto veloci, quindi non mi stupirà che nel giro di poco tempo sarà sempre più realistico. E quindi sarà interessante anche dal punto di vista educativo, dal punto di vista nell'insegnamento, avere una propria comprensione del corpo e dei movimenti è fondamentale nel tennis tavolo, a parte il contatto con la palla, che quello deve essere fisico. Staremo a vedere, sarà molto interessante. Comunque dopodomani a Singapore e le Olimpiadi degli sport, dove appunto c'è anche il tennis tavolo. Allora, magari non io, ma qualcuno pensa che il ping pong... No, il ping pong c'è tante cose, c'è molto e potremmo andare avanti a chiedere le tue esperienze, le tue superstizioni, le tue difficoltà, no, per fare questo sport che, come nel tennis, se un attimo sei un po' giù psicologicamente, perdi. La stessa cosa succederà nel ping pong. Guarda, ho trasferito tantissime delle mie esperienze da giocatore nell'allenatore. Certamente devi poi fare i conti con la personalità dell'atleta che è con te, quali sono le sue aspirazioni, le sue debolezze, c'è tutto uno studio da fare individuale sull'atleta, però alla fine molte cose si convergono, nel senso che sono poi le stesse: trovare la strategia giusta, studiare l'avversario, sfruttare al meglio le proprie abilità contro, fra virgolette, le disabilità dell'avversario, all'altro. Se non è un granché sul rovescio, sul dritto, insomma, lo studio c'è da fare. Io lo facevo quando giocavo, era per me era la parte più importante, mettere in difficoltà
È un po' la vita di tutti i giorni, un po' in questo processo di competizione continua, metti in difficoltà chi è dall'altra parte e cerchi di sfruttare le tue abilità, le tue potenzialità. Non cambia molto dalla vita di tutti i giorni. Bene, per Senigallia Notizie oggi siamo stati in compagnia di un'eccellenza, di Massimo Costantini. Vuoi dire qualcos'altro, magari ai giovani di Senigallia? Ma sì, qualcosa si può sempre dire, perché secondo me il ping pong ha tante, tante belle qualità. E tra l'altro sto scrivendo anche un nuovo articolo, appunto, chiamato 10x10, 100 ragioni per giocare a tennis tavolo. Ce lo farai avere in qualche assolutamente modo. Assolutamente sì. Perché ci sono degli aspetti terapeutici, degli aspetti medici, degli aspetti anche di divertimento puro. Non bisogna aver paura di questa pallina che gira troppo, che ha troppi effetti, no? Quando giochi con qualcuno che non se ne intende, dice: oh sì, giochiamo però senza effetto, mi raccomando, perché è il terrore della gente. Guarda, dato che quindi ci siamo dimenticati di una piccola cosa, anche le donne giocano a ping pong. Molto, molto, le donne giocano a ping pong e sono anche molto brave. In questo momento in Italia abbiamo un bel gruppo di atlete, tra l'altro una proprio recentemente è arrivata nelle prime 32. Sabrina Moretti, ancora un ex, parlavo della squadra nazionale di adesso, attuale, sì. Ho capito. Certamente c'è sempre una percentuale troppo, troppo bassa rispetto agli uomini. Ancora in Italia stiamo a un 10%, quindi per ogni 10 maschi solo una femmina gioca a ping pong, ma lì ci sono altre ragioni. Quindi invito a giocare, è uno sport che fa riflettere, che crea delle sinergie molto interessanti, aspetti decisionali molto, molto rilevanti per migliorare la propria capacità di controllo, allenamento, concentrazione, tante belle cose. Dici quale sarà il prossimo appuntamento importante per il ping pong a livello mondiale? Oggi hanno aperto, che è una gara di riferimento, i giochi europei, dove c'è anche il tennis tavolo, è un punto di riferimento perché l'Asia guarda molto all'Europa. Come si sta evolvendo dal punto di vista tecnico e quant'altro. Prossimo appuntamento direi che andremo a ottobre, i mondiali sono stati il mese scorso ad Durban, a ottobre in Cina per il... Tu sarai China, là? Sì, assolutamente. E allora China, diamoci un appuntamento, quando ritorni da Durban... Dalla Cina, ci risentiamo ancora e ci porterai le novità molto del tennis tavolo. Molto volentieri, è stato un piacere, grazie a tutti voi. Grazie a tutti gli ascoltatori, alla prossima.